Perché esitare? Spariamo a questa spia rossa e facciamola finita! Non dovremmo chiamare la Gestapo? Impiegheranno una vita ad arrivare qui dall'impero. Chi sorveglierà questo maiale per tutto questo tempo? Ben detto, molto bene, feccia rossa. Di la tua preghiera a Marx o a chi per lui. Forse se ci implori, la tua morte potrebbe essere rapida. Bene. Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Metro, e ci hanno appena salvato. Una cosa che mi piace dei cattivi è che discutono sempre a lungo prima di premere il grilletto. Mi sei debitore, ragazzo. Non sembri uno dei rossi. Chi diavolo sei? Questo è il simbolo di Hunter. Meglio che ti porti da Miller. Qualunque messaggio tu abbia, lo darei a lui. Loro non sembrano né imperialisti né rossi. Ok, andiamo alla vettura blindata. Abbiamo la nostra pistola. Ecco il piano, Pavel. Tu lo porti al nostro carrello con la vettura blindata. Mancherà davvero poco, solo le stazioni Tana e Nera. E la missione? Ehi, Miller ti darà una medaglia se gli porti notizie di Hunter. Penserò io alla missione. Ci vediamo alla stazione Nera. Fai attenzione là fuori. Allora, ci stanno parlando di Miller. E forse Miller è il nostro obiettivo. Qui hanno ucciso gli imperialisti praticamente. Prendiamo tutto, che qua è tutto buono. Là dove stiamo soli. E va benissimo. Una di quelle cose. Dovresti entrare nella torretta. Sarà più difficile vederti. Spero che tu sappia come funziona una mitragliatrice. Beh, ragazzi, buona fortuna a voi. Ok, i comandi non sono troppo semplici, però. Cercheremo di superare i posti di blocco senza fare rumore. Se mantenete la calma, potrebbero sorvolare sul fatto che siamo i sostituti dell'equipaggio. Se va tutto a rotoli, fate quello che vi dico. Ok, quindi non facciamo nulla fino a quando non ce lo dicono. Comunque ci hanno appena salvato, non sappiamo chi siano, però va benissimo, a noi va benissimo così. Possiamo suonare. Magari non gli punto niente addosso, così non si preoccupano. Che state facendo qui? Questo veicolo non è previsto nel piano trasporti. Ecco. Siamo stati inviati al posto di blocco avanzato, signore, per consegnare munizioni. Hanno già ricevuto le munizioni. Chi siete? Alzate la visiera! Halt! Allarme! Ai veicoli! Ok. Tipo la cosa più scomoda del mondo. Fortunatamente non deve ricaricare. Mazza che botti. Mi sa che ci hanno sgamato. Ah,
sinistra! Ragazzi, giuro, è difficile perché non si muove benissimo. Ok, abbiamo sfondato tutto. È un casino, ve lo giuro. Qui di buono è che ci sono solo umani, perché... Oddio! È un panzer! È questo che gli dico. No, 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 no. Stanno a maciulla. Infatti, mi sa che è andata. Mi sa che è andata. No, no, amici. Amici. Casino, è un casino. Ci è mancato poco. Oi, oi, oi. Siamo proprio sgangherati. Oddio, oddio, no, 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 no. Che lo buttiamo giù? A quanto pare. Non è che arriva qualcun altro? Allora, Ullman, che credo che sia la persona che ci ha salvato, secondo Artyom non aveva proprio un piano, cioè abbiamo preso il vagone e poi siamo andati, come andava andava. E effettivamente ci abbiamo avuto un po' di fortuna, perché sono stati un pochetto aggressivi. Che sto a vedere? Mi sembrano un po' pazzi, però sembrano simpatici, sembrano sani. Dovrebbe essere in attesa alla stazione nera. Attenzione! Giù! Maledetti! Dovevano proprio costruire tutta questa robaccia. Fai attenzione se non vuoi farti stendere. O stai giù o spari. Già, è un posto spettrale. Stai sempre in guardia in queste gallerie. Se ti rilassi anche solo un momento sei fritto. Una volta abbiamo avuto un incidente. Sul carrello è rimasto solo un paio di stivali. Ascolta, ci stiamo avvicinando a una stazione. Dovrebbe essere deserta, ma devi essere pronto a tutto. Luce! Ci deve essere qualcuno! Fallo fuori, Artyom! Chiudi i portelli! Oh! Ma che, non è morto? Dobbiamo uscire di qui. Niente, siamo in mezzo ai guai, raga. Ci risiamo. Riparati dietro la corazza. Prega che non restiamo più. Aspetta,
Beh, non era abbandonata la stazione. Grazie al cielo non avevano un carrello, altrimenti ci avrebbero preso in questa galleria. Certo, ci mancavano i Nosaris. Cazzo! Una volta ce l'hanno fatto saltare tutti! È un casino, è un casino. Qua finisce male. Come va? I Nosaris hanno appena fatto il loro classico ruggito. Il deposito. Ne ho sentito tanto parlare. Finalmente lo vedo. Guardate qua, qua è pieno di cosi. Non so dove spara, non so dove spara, quanto spara. Nosaris, uccidili, altrimenti non ci sono. No, attento, attento, attento! Siamo soli, ce ne abbiamo una vagonata dietro. No, no, no. Allora, intanto non mi fermerei, non mi fermerei, non mi fermerei. Mi dispiace per quello, ma è sempre peggio comunque, è sempre peggio. Dobbiamo scendere là sotto? Io posso pure continuare qua, ma non è che mi ispira tanto, eh. C'è sta qualcuno. Cazzo! Ok, se hanno messo una trappola significa che teoricamente c'erano delle persone qui, quindi forse, guarda che casino qua. Sono stati uccisi dai Nosaris. Qui c'è tanta roba comunque, quindi beh sì, i Nosaris di sicuro hanno partecipato a una battaglia contro di loro, sì sì. Ma proprio per questo non vorrei aspettare, eh. Tu? Porca vacca! Vediamo che dice Artyom con gli appunti. Si sta sentendo un po' in colpa perché tutte le persone che ci stanno aiutando effettivamente stanno morendo. E lui quindi dice, vale la pena aiutarmi e morire così, ne sono degno. Però Hunter si è fidato di noi, ci ha messo magari anche un po' nella cacca. Però io ormai mi sono imboscato e io sto andato da solo, non so neanche se sia qui. Ma se no dove vado? Che brutta scena. Provo ad andare dall'altra parte di qua, forse c'è una via. Allora, come siamo messi a munizioni? Sento delle campane. Potrebbero essere le ombre o comunque le gallerie che ci aveva fatto vedere Khan. Magari non la stessa galleria, ma una galleria che ha subito lo stesso destino.
Stiamo andando alla stazione nera. Aspettate, qui c'è qualcuno. Umano, ma come? Vieni qui, presto! È raro vedere un uomo in quelle gallerie. Parla con il capitano. Qui siamo nella merda fino al collo. E ora lo sei anche tu. Però se non vi volete far sentire, non c'è stata riuscita. Non so cosa diavolo tu ci faccia qui, ma un uomo armato in più fa sempre comodo. Il passaggio per la stazione è chiuso fino al termine dell'evacuazione. Preparati a combattere. Prendi tutte le munizioni di scorta rimaste nel nascondiglio. Ora sei uno di noi. La nostra squadra si chiama Figli del Sottosuolo. Amici, dobbiamo trattenere il nemico ancora per qualche minuto. Quale nemico? Non voglio mentirvi, sarà un combattimento feroce. Ma pensate ai vostri cari. L'Osaris. Le bestie che riusciranno a superare la nostra linea non avranno pietà di loro. Quindi pronti a sparare e facciamogli vedere come si battono i veri uomini. I Figli del Sottosuolo, siamo cinque, siamo. Chi è? Questi non sono Osaris, eh. Che cosa? In piedi! State tutti bene? Per niente! Che cosa è successo? Bella giornata oggi, per niente noioso. È morto. Qui stiamo affrontando qualcosa di diverso da Osaris, eh. Ora forse sono Osaris. Siamo tutti morti. Combattete, codardi! Da dove arrivano? Da qua, vero? Dai dubbi. Cazzo. Ce n'era un altro. Come vedete il mirino laser è molto comodo. Cazzo. L'arma è parecchio lenta per ricaricare, eh. Cazzo. Stanno finendo tutti quanti le munizioni. E tra poco pure io, eh. Cazzo. No, no, no. No, ma qui ci sono più nemici. Non sono solo Osaris. Ah, sono loro che fanno i suoni. Sono tipo Osaris ma con le ali. Emettono dei suoni che ti sderenano. Oh, no no. Via via via. Bastardi. Qui siamo rimasti in due, eh. Niente, sono rimasto da solo. Che cosa? Che cosa è successo? Sono morti tutti. Ovviamente tutti quanti senza munizioni. Oh, tu? Troppi mutanti sono entrati. Dobbiamo avvertire Polis. Ma come puoi vedere, io ho finito di combattere. Ho una missione di vitale importanza per te. Vai alla nostra stazione radio.
Contatta la police e trasmetti il messaggio di allarme che ho preparato. Buona fortuna, fratello. Diciamo che non è l'unico ad averci dato un compito. Non so quanto durerà qui, probabilmente nulla. Sono passati diversi mutanti, hanno ucciso tutti. Probabilmente sì. Io tra l'altro sto senza munizioni, non ho nulla. Eh sì. Oh, stanno ancora a combattere però, forse gli posso dare una mano. Bastardi, ve sento ma non ve vedo. Oh! Li devo uccidere tutti, questi sono fastidiosi. Ma qua non trovo nulla. C'è qualcosa tu? Da che stronzi. Ce n'è almeno un altro vivo. Venite. Ancora. Niente, devo andare avanti perché sennò finisco tutte quante le munizioni e basta. Dammi qualcosa. Questi sono dannati perché sono piccoli. E qua è pure chiuso. Dannato, non puoi sopravvivere alla pistoletta. Manco due. Hanno fatto letteralmente una strage, non si è salvato nessuno. Zio, forza, alzati, ci mangeranno. Ti prego, svegliati, perché dormi? Andiamo dalla mamma. Hai detto che mi avresti portato dalla mamma, me l'hai promesso. Vattene, lasciami in pace. La mamma mi ha detto di non parlare con gli sconosciuti. Ti prego, zio, sei ferito? Di qualcosa. Mi porterai tu, ma io non ti conosco. Però se non... immagino che i mostri mi mangeranno. Hai una pistola? E che pistola? Okay. Allora forse vengo con te. Tu puoi sparare ai mostri, giusto? Ok. Mi chiamo Sasha. Tu spari e io ti guardo le spalle. Non sopporto di lasciare qui lo zio. Ero venuta a trovare lo zio. Mi stava riaccompagnando a casa. Quando sono arrivati i mostri, gli sono saltati addosso. Lui ha cominciato a sparare. Poi un grosso Nosalis lo ha morso sul collo. Ma lo zio è molto forte e l'ha ucciso col coltello. Allora, vediamo se riesco a recuperare qualche munizione. Devo stare attento a questi buchi perché se cadi dentro qui, hai finito. Dai, stiamo andando proprio in faccia a sti cosi. No, cazzo. Pure le granate. Che botto! I mostri sono rimasti spiaccicati. Era una granata, vero? Sì. Oh, ancora stanno a combattere, forse possiamo salvare il bimbo. Non ho il permesso di toccarle, ma in quell'armadietto ci sono delle munizioni. Quello. No, non ricaricare adesso, Artyom. Perché è chiuso? Vabbè. Ho anche una pistola. È in un posto sicuro finché non sarò abbastanza grande per usarla. Ma te la presto se la tua si rompe. Che situazione, ragazzi. Ehi, quello sta strisciando da dietro. Ma non conviene neanche sparargli, sono munizioni sprecate. Conviene andare avanti e basta. Ehi, attento!
infatti. No! Là! Poi sono veloci. Ce n'è un altro! Questa esce da qua. Ho sentito una voce. Ehi, attento, c'è un buco! L'ho visto, bambino. Non si dovrebbero lanciare delle granate qui dentro. La mamma dice che il soffitto è fragile e potrebbe cadere. Ehi, attento! Corri, 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 corri. Che c'è? Questo è un fucile a pompa. La cosa migliore sarebbe proprio prendere un... No, prendere un fucile a pompa. Ehi, che cos'è? Bomba. Dove cavolo stiamo andando? Sto io con un bambino? Qui ci sono forse altre persone che stanno continuando a combattere, ma... Davvero andiamo via dalla stazione? Forte! Non sono mai stato nelle gallerie prima. La mamma dice che sono un posto spaventoso, dove i bambini si perdono. La mamma dice che se i bambini vanno troppo lontano nelle gallerie, i mutanti li catturano e gli mangiano il cervello. E poi quei bambini diventano dei mutanti e vanno a caccia di altri bambini. È vero? Beh, non proprio. Però il cervello te lo mangiano. Wow! Cosa c'è lassù? Aspetta! Lo zio mi ha fatto vedere un disegno una volta. Il cielo! Quello è il cielo, vero? È come un soffitto dipinto. Diventerò famoso! Ho visto il cielo! Se porto un bambino sulla superficie se lo mangiano i volanti. Niente. Ho appena sacrificato un bimbo. Se non ci sacrifichiamo entrambi qua. Piano. Pensi che possiamo arrampicarci fino al cielo? Ci stiamo a prova, bimbo. Io spero che qui sopra ci sia almeno qualcuno. Aspetta, non mi va di andare tanto in alto. Non farmi cadere. Che è quello? Ok, niente di grave teoricamente. Bimbo, io non te voglio far cadere. Pensa, cioè, Artyom se sta ancora là un bambino qua. Padre è molto importante per tutti noi. Come sei? Se suo figlio fosse morto. Lo zio è morto, sarebbe mamma. Morto lui stesso. Ma mi ha portato quest'uomo sulle sue spalle. Non avremmo avuto. Io l'ho aiutato a sparare ai mostri. Grazie. Mamma, ho visto il cielo. Grazie per aver salvato mio figlio. Non potrò mai ripagarti, ma prendi queste cartucce. Sono meglio che niente. Ma no, dai. La stazione nera non è lontana da qui, ma questa galleria va nella direzione opposta. Devi salire in superficie. Stai attento, sono comparse delle nuove creature, gli imperialisti. Hanno allestito un avamposto nell'edificio distrutto appena fuori. Nella piazza troverai un incrocio sotterraneo che porta alla stazione nera. I ragazzi ti accompagneranno fuori. Buona fortuna, Ranger. Qui qualcuno si è salvato, eh. Stiamo a vivere un'avventura proprio bellissima qua, eh. Cioè Artyom, ragazzi, è partito da solo. Ha conosciuto diverse persone che sono servono poi morte. Munizioni. Chiedete a me. Offerte speciali, buono, le buono. Armi dei grandi armaioli. E qui devo comprare tante. Non posso venderne di più, sono articoli prenotati. Va bene, come vuoi. Prendo il prendibile. Bene, credo sia il momento di partire. Passate pure. Siamo pronti per la superficie?
Ci stanno anche gli imperialisti qua sopra, a quanto pare. Beh, sono un po' stronzo, quindi vi ringrazio per essere stati qui con me. Ci vediamo nel prossimo video.